Siamo in compagnia del dottor Marco Ballerini, biologo nutrizionista, che il 7 marzo terrà un incontro qui a Terni riguardante i falsi miti sull'alimentazione. Salve dottore. Sì, buonasera. Quali sono i più popolari luoghi comuni che affollano il web sull'alimentazione? Sì, la necessità di questa chiacchierata, diciamo così, è proprio quella che emerge poi dal vissuto quotidiano, dove di fatto pazienti, clienti, amici, insomma, che afferiscono ai miei studi, hanno un comune denominatore che è un po' quello del disorientamento, diciamo così. Quindi si passa dal soggetto in sovrappeso che però, ecco, non ha una idea chiara di quello che possa essere una condotta, uno stile di vita effettivamente efficace, efficiente per risolvere il suo problema, all'adolescente dove il rapporto col cibo diventa conflittuale e quindi di fatto è lo specchio di una, in fondo, di una nazione che al di là oppure dietro lo schermo di un presunto benessere generalizzato, perché dell'Italia si dice che no, si sta molto bene, effettivamente si sta molto bene, che si vive a lungo, che si mangia bene e forse qualche dubbio forse viene, si mangia troppo. Forse si mangia troppo e soprattutto questo bene bisogna vedere che si intende, perché la cucina sicuramente è meravigliosa, però quando lo stesso Ministero della Sanità conia un termine quale diabesità, che individua una, già il nome è abbastanza, no, implicito nel significato di questa problematica, e quindi il diabete è legata a un eccesso di cibo, insomma la massima espressione di quella che si chiama sindrome metabolica, vuol dire, e con questa problematica siamo un leader al mondo, quindi vuol dire che qualche cosa di sbagliato non c'è. Quindi la popolazione di obesi da una parte è una popolazione di persone in cui il rapporto col cibo diventa sempre più conflittuale, soprattutto poi in fasce a rischio, che non sono più la classica ragazzina anoressica, certo, insomma, con il disturbo del comportamento legato all'alimentazione, ma anche ragazzi, anche adolescenti, anche, insomma, anche persone adulte. Quindi c'è una gran confusione, sì, una gran confusione, quindi vedere, confrontarsi per riuscire a capire, non dando risposte assolute, perché un'altra cosa importante è che quando si parla di alimentazione questo avverbio assolutamente nasconde qualche cosa che non va, perché l'alimentazione intanto è una cosa bellissima, quindi bisogna recuperare questo rapporto sereno col cibo e non conflittuale, e poi ognuno insomma ha il suo vestito. E quindi come tale la verità assoluta non esiste, esistono però dei punti fermi che sarebbe bene approfondire, e questa dovrebbe essere l'occasione per farlo. E questo è importante, quindi personalizzare un piano, sì, alimentare e non, sì, andare la classica battuta, alla dieta della rivista, dottore, carboidrato, posso mangiare o non posso mangiare, certo, dipende. Certo. Il grasso fa bene o fa male, dipende. Certo. Sembra banale iniziare con dipende, ma di fatto è così, insomma non tutti hanno le stesse necessità, e invece sul discorso qualità c'è una necessità comune, perché il concetto invece di qualità è imprescindibile da qualsiasi percorso. Non, certo, possiamo parlare di carne sì o carne no, se non ha a monte, oppure di vegetale sì, per forza sì, anche lì dipende, insomma, perché la qualità di quello che mangiamo, di quello che beviamo è fondamentale per iniziare qualsiasi discorso poi. Quindi in un'epoca così ricca di informazioni e in un'epoca così informatizzata bisogna però fare attenzione, fare chiarezza ed evitare, insomma, sì, questi falsi miti che circolano. Falsi miti, anche se io sono assolutamente favorevole a questa fruibilità di informazioni. È ovvio che vanno filtrate, metabolizzate, contestualizzate, insomma, certo, perché se poi dopo il fai da te sta sempre dietro l'angolo. Però è anche importante che le notizie ci sono, certo, se ben condotte, molti pazienti, insomma, molti clienti, diciamo così, insomma, sono fonte infinita di ispirazione, perché non è che uno deve per forza non ascoltare chi magari ha fatto un altro percorso di studi, per se effettivamente acquisito su internet, certo, su dottor Google le notizie, perché comunque sono interessanti. È ovvio che questo si presta a delle deviazioni che poi portano a qualche cosa di non spesso, a volte anche non salutare, insomma. Grazie mille dottore. Prego, è stato un piacere. Vi aspettiamo quindi sabato 7 marzo in compagnia del dottor Ballerini per sfatare i falsi miti sull'alimentazione presso il centro Comedica di Terni.